signori, siamo dentro il cuore di questa finale che tra un'oretta inizierà più o meno. Punizione dal limite, ha preso il pallone Aslani. Ma non serve che ti dico altro. Salve a tutti ragazzi e bentornati qui sul mio canale in questo nuovo video. Mi chiedo perché io stia urlando, visto che è una settimana che sto con tosse e raffreddore, ma soprattutto senza voce. Complimenti Fede, sei un fenomeno. Detto questo signori, siamo tornati. Come appunto sentite dalla voce non sono al 100% ed è per questo che la carriera è mancata in questi giorni. In compenso però oggi vi porto con me, non in telecronaca, ma comunque da una parte, insomma, che si collega con le volte in cui vi ho portato in telecronaca con me. Me l'avete scritto in tanti su Instagram, perché lì, per esempio, già sapevate quello che ho vissuto ieri insieme a Sickwolf. Sono stato a Sassuolo, a Lenzo Ricci, al comunale, allo stadio, per la finale scudetto del campionato primavera tra Atalanta ed Empoli, che è una squadra che quest'anno ho commentato tantissimo, mi sono affezionato. Finta un paio di volte il cross, poi cerca un rimorchio, lo trova in Aslani, che la mette sotto l'incrocio dei pali. Una palla che diventa buona per Baldanzi. Voilà, un'altra meraviglia del 10. Prima però di addentrarci nel video, guardate un po' dietro di me. È perché qui si parla di fenomeni del campionato primavera, ma è inevitabile che Federico Marconi con un overall di 99 non esista. Però se anche voi ci tenete a creare delle vostre carte personalizzate con i valori un po' più alti per aumentare l'autostima, visitate il link qui sotto in descrizione. Peraltro vi voglio talmente bene che vi lascio anche un piccolo coupon, piccolo manco troppo perché è del 20%, quindi insomma si fa sentire qui sotto in descrizione e a schermo. Detto questo signori, possiamo partire, cominciamo a volare, non in senso fisico perché in realtà siamo andati in macchina, verso Lenzo Ricci di Sassuolo. Ciao Fede! Ciao Simo! Sei pronto a farti smonetizzare il video per questa canzone? No! No, mi dissocio fortemente! Stiamo... Fateci sapere qual è la vostra hit preferita dell'estate 2021! E soprattutto perché proprio Bandolero ti ha letto! Non è pistolero! Ah sì! Ho sbagliato di poco! Dove ci troviamo in questo momento? Siamo vicino a Firenze, secondo me. Siamo vicino a Firenze, secondo te? Sì, 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 però manca poco, è evidente. Ma che cazzo? No, no, non manca poco, però tra poco ci fermeremo a mangiare. Perché qui manca poco alla sosta, quindi. Ah, manca poco alla sosta, abbiamo entrambi i telefoni scarichi. Quindi non è buona. Per questo stiamo lasciando questo video messaggio. Se troverete mai questa videocamera con... Eravamo vivi ancora! Poi no! Poi no! Però... E dunque signori, siamo arrivati a Reggio Emilia, nonché Sassuolo, nonché allo stadio comunale con il buon cameraman Sequel, Enzo Ricci, perché c'è questa finale scudetto primavera tra Empoli e Atalanta, due squadre che avete imparato a conoscere bene sul mio canale YouTube quest'anno perché vi ho portato in telecronaca con me, le abbiamo seguite, raccontavo anche a Simo un po' la storia, no, delle squadre. L'Empoli partiva alla penultima giornata di campionato regular season, era fuori dai playoff. Poi che succede? Ultima giornata, vince con la SPAL che era sesta, la scavalca in classifica, sale al sesto posto e si gioca il quarto di finale playoff. Elimina la Juve, semifinale, elimina l'Inter al 120esimo, finale contro la campione in carica. Vediamo che succede. Noi tifiamo Empoli, giusto Simo? Tifiamo Empoli. Tifiamo Empoli con grande entusiasmo. Con grande entusiasmo. Grandissimo. Dai. E adesso vediamo che succede. Pronostico secco, pronostico secco. Non ho mai visto che dobbiamo tornare a casa e fare 4 ore di macchina, vanno ai rigori. Vanno ai rigori, giusto per... Vediamo, vediamo. Che, ecco, un'altra cosa figa che non vi ho raccontato, ma che vi racconto adesso, tu la sai, è che se avessero pareggiato con l'Inter in semifinale, quelli dell'Empoli, non avrebbero fatto i rigori, sarebbero usciti, proprio perché l'Inter era arrivata seconda in campionato, mentre loro sesti, quindi giustamente, sì, giustamente. Un merito, che non c'è stato, perché al 120esimo è arrivato il gol del 3-2. Però stavolta se pareggiano vanno ai rigori. Se pareggiano i rigori. Esattamente. Vediamo che succede. Noi siamo carichissimi. Fomentatissimi. Magari dopo faccio l'improvviso telecronaca. Tanto io ho già, visto che sono raccomandato, sì, mi sono fatto mandare le distinte. Quindi dopo vediamo anche chi gioca. Cioè, è roba mostruosa. Se non ci acciaccano adesso, no, nel parcheggio. Esatto, esatto. Ci vediamo dentro lo stadio. Aspettate, ancora un attimo di pazienza. Prima di entrare dentro lo stadio, lasciate che vi dica che per me è uno stadio dal sapore particolare, perché è la prima volta che ci sono andato in modo fisico.
però la mia voce era già stata lì. La rincorsa di Bruno Conti, pallone a cercare, una deviazione, c'è anche Ciocci che si coordina! Che cosa ha provato Ciocci? Che cosa ha provato Ciocci? E come ha risposto Vitale? Ecco, diciamo che una delle telecronache più iconiche che ho fatto in questa stagione per il campionato primavera è stata fatta proprio in quello stadio lì, quindi insomma corsi e ricorsi storici. Comunque manca più o meno un'ora e mezza, sì, sono le 16:52, manca più o meno un'ora e mezza all'inizio di Empoli-Atalanta. Noi siamo dentro un bar, stiamo leggendo Gazzetta, Corriere e sul Corriere di oggi. Si parla di corsi e ricorsi storici, ragazzi, perché come leggete qui, i toscani, quindi l'Empoli, ha già battuto nel 99, cioè quando sono nato io, l'Atalanta in finale scudetto. E quindi attenzione, attenzione. Anche la Gazzetta dello Sport dà un ampio spazio alla primavera. Eccolo qua. Ampio spazio alla primavera. Ora lo leggerò. Siamo dentro il cuore di questa finale che tra un'oretta inizierà più o meno. Qui abbiamo primavera ed eccola qui la coppa. Eccoli lì due fenomeni. A sinistra Baldanzi, a destra a rincorrere il pallone c'è Aslani. E questi due oggi potenzialmente fanno la differenza. Wow, prova ad andare da solo, pettina dentro per Sidibe! Gol Atalanta, ha segnato il numero 19, Sidibe. Ma erroraccio il disimpegno lì, pallone vacante, mai lasciare pallone vacante al limite dell'area. A few moments later. È quella che firma le finali. Aslani prima, Baldanzi poi. 2-1. Che partita. Ma faccio ragazzi che poco ha fatto. È un mostro, signori, è un mostro. È un mostro. Scrivete nei commenti se preferite il 10 o il 4. Baldanzi o Aslani, due ruoli diversi. Ma a occhio, diteci voi qui sotto. Mamma mia. Pallone dentro, intanto ancora Gong e arriva il 3-1 dell'Empoli. Ragazzi, l'Empoli la sta incartando l'Atalanta, perché si chiude bene, non lascia giocare quando riparte. Sono uccelli senza zucchero. Ed è 3-1, grazie per l'acqua bambino. Beviamoci su. Pallone gestito a sinistra, Oliveri può scaricare in mezzo, il pallone arriva, Italeng, e questa volta non fallisce, la riapre così l'Atalanta. Tanto dentro per Ekong, Ekong, doppietta per lui. Dicevi, se tu prendi col subito ti va bene, 4-2, doppietta di Ekong. Ma molto meglio così rispetto all'ottantesimo, molto meglio. Belardinelli protegge, occhio perché rischia tanto lì Belardinelli. E c'è calcio di rigore, c'è calcio di rigore. Calcio di rigore per l'Atalanta, minuto 89. Attenzione. Gol. Gol Atalanta, ha segnato il numero 10, Cortinovis. È stata una partita folle. 4 di recupero, segnalati adesso. 4 minuti di recupero. Sono 4 a 3. Occhio al contropiede. Così muoiono di fa. Occhio al contropiede.
permetto una parola. Brividi, brividi perché sono anche nel blog di Risic in questo momento. Brividi perché ho commentato tante partite dell'Empoli quest'anno. Una squadra che non partiva per vincere lo scudetto, una squadra che ci ha creduto tramite il gioco, tramite la qualità di alcuni, ma tramite soprattutto il gruppo e la guida di Boucher, è arrivata a giocarsi i playoff all'ultima giornata, è arrivata a giocarsi la finale al 120esimo battendo l'Inter e ha demolito l'Atalanta. Chapeau, un piacere, un onore aver commentato tante partite di questa squadra e adesso godiamoci la festa, godiamoci la premiazione. Che bello con questo clima, con questo stadio. Tanta roba, tanta roba, tanta roba. L'Empoli! Ma quindi chi ha vinto il campionato? L'Empoli! Non ho sentito! L'Empoli! Non ho sentito, grande! Applausi! Soltanto applausi per l'Empoli Primavera che ha portato a casa questo campionato, tanta roba. Io non so per quale squadra fate il tifo, non so per quale squadra facevate in questa finale il tifo, magari non so, siete dell'Inter, della Juve, non eravate lì, quindi fatemi sapere. Detto questo, signori, come sempre, se siete arrivati a questo punto del video, commentate con hashtag Empoli Campione, questo l'hashtag di oggi. Ovviamente lasciate like se il video vi è piaciuto, vi ricordo sempre di iscrivervi al canale, di attivare la campanellina, di seguirmi su Instagram e di volare da Sic, perché anche sul suo canale è uscito un blog in questo momento, quindi lo trovate nelle schede. Un bacione, never give up, alla prossima e complimenti ancora alla troupe di Boucher.